A 5 anni dall'adozione del piano rifiuti dell'era Oliverio e a quasi 6 mesi dall'ok alle nuove linee guida proposte dal capitano Ultimo per la Calabria, continuava a essere un miraggio l'obiettivo delle discariche zero. La conferma è arrivata con l'ultima ordinanza del presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Sbirri, che assicura la prosecuzione dei conferimenti di rifiuti nelle discariche pubbliche. In realtà, di rassicurante c'è ben poco in un provvedimento che, per garantire il funzionamento dei servizi anche d'estate, autorizza il conferimento di rifiuti nelle discariche in deroga alle normative vigenti. Se infatti è chiaro che l'ordinanza si è resa necessaria per far sì che la spazzatura non si accumuli per le strade nei mesi estivi, è altrettanto palese come i ritardi nell'attuazione del piano dei rifiuti e nell'adozione dei piani d'ambito da parte degli ATO abbia determinato una grave situazione di criticità dovuta alla carenza di impianti di smaltimento per il conferimento degli scarti di lavorazione. L'ordinanza autorizza dunque, in via d'urgenza, a conferire nel sito di Lamezia Terme, per i volumi che si sono resi disponibili a seguito degli assestamenti avvenuti nel corpo della discarica, che sono pari a poco più di 110.000. Stesso discorso per la discarica di San Giovanni in Fiore, per una volumetria massima pari a 10.000 mc. Per quanto riguarda la discarica di Melicucca, per la quale non si può prescindere dalla bonifica. La Regione Calabria ordina che la città metropolitana di Reggio Calabria predisponga con urgenza la gara per l'affidamento della progettazione della bonifica sulla base dei risultati della caratterizzazione ambientale approvata nel dicembre 2020. Preso atto del deficit di smaltimento, si dispone poi che gli ATO coprano questo gap attraverso conferimenti fuori regione e si ribadisce che le discariche pubbliche sono messe a disposizione di tutti gli ATO e la Regione Calabria disporrà i flussi in modo da garantire equità di accesso al trattamento dei rifiuti urbani e da ricomporre eventuali squilibri territoriali dovuti proprio alla carenza di siti di smaltimento. Nel testo si evidenzia inoltre che si terrà conto anche del principio di prossimità. Nel frattempo, gli ATO dovranno procedere al più presto con la scelta dei siti e la realizzazione delle discariche di servizio per assicurare l'uscita definitiva dell'emergenza in cui versa la regione.